Napoli e la sua provincia si confermano capitale del gioco in nero, soprattutto per quanto riguarda slot, videolottery e videopoker. 16.000 in tutto gli sportelli in Campania. Gli interessi economici che ruotano intorno al sistema delle scommesse e dell'azzardo sono al centro di una ricerca presentata nelle scorse ore a Roma nel corso dell'assemblea delle fondazioni antiusura. Il business delle slot assorbe il 53% del mercato dell'azzardo su 84 miliardi e 728 milioni di euro nel 2013. 47 miliardi e 507 milioni sono la cifra ufficiale registrata dalle 420.000 slot sparse in Italia. Ma perché Napoli si conferma l'epicentro di questi allarmanti dati? Lo abbiamo chiesto ai rappresentanti di due associazioni che da tempo combattono i fenomeni di ludopatia all'ombra del Vesuvio, Antonella Bozzaotra, presidente dell'Ordine degli Psicologi Campani, e Rosario Stornaiolo, presidente di Federconsumatori Campania. Nei momenti di crisi ci si affida al caso, alla possibilità di sfidare la fortuna. E poi anche perché il gioco d'azzardo e soprattutto quello abusivo è illecito e ha più facilità di presa. I dati di Napoli sono allarmanti, ma non ci stupiscono perché da tempo, come Federconsumatore, abbiamo lanciato un grido d'allarme rispetto a questo stato che diventa sempre di più uno stato biscazziere. È vero che entrano nelle casse dello Stato 7-8 mila miliardi, però rispetto al fatto che poi questi ricavati del gioco d'azzardo devono essere poi riutilizzati dalla collettività per guarire quello che sta diventando uno dei mali maggiori della nostra società, che è la ludopatia.